Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui per parlare dell'acquisto di Bremer. Ragazzi, sono contento ma non troppo. Contento ma non troppo perché comunque finora, più che altro per la campagna acquisti della Juve, perché per me un esce De Ligt, entra Bremer, è una perdita probabilmente più a livello internazionale. Perché ragazzi, noi ci presenteremo in Champions con Bonucci, Rugani, Gatti, Bremer, che non è proprio il migliore dei comparti difensivi, più che altro anche per esperienza internazionale. Però ragazzi, Bremer è comunque, secondo me, è stato il miglior centrale di difesa della Serie A dell'ultima stagione. Poi si possono fare 3000 discorsi dietro sul fatto che lui giocava perno centrale di una difesa a 3, ora in una difesa a 4, allargarsi, vederlo sarà probabilmente più complicato, probabilmente anche per il fatto che giocherà a centro-sinistra, perché sul centro-destra c'è Bonucci. In questo momento abbiamo 4 difensori centrali, tutti e 4 destri di piede. Alla fine l'importante è che sappiano difendere, ma per me bisogna farli rendere al 100%, perché Bremer magari rende al 95% da centrale di destra e all'80% da centrale di sinistra. Ora non lo so, ma basti andare a vedere qualche statistica. Bremer magari su 10 contrasti ne vince 9 a destra e 8 a sinistra, per farvi capire. Poi su 10 contrasti in un perno centrale di difesa a 3 ne vince 9,9. E quello bisogna andare un po' anche a rispolverare, insomma, bisogna andare a vedere anche queste statistiche, ma l'importante alla fine e che sappiano difendere. Comunque penso che rispetto allo scorso anno abbiamo bene o male una buona difesa, bisognerà vedere se ne arriverà un altro, però sicuramente Bremer è un buon acquisto, soffiato all'Inter. Inter messa nei guai perché Skriniar ormai verrà venduto e ora loro non hanno il sostituto a poco prezzo, perché Bremer era un difensore da difesa a 3 che pagavi poco, che conosceva la Serie A e che era più giovane di Skriniar. Quindi esce Skriniar a 70, entra Bremer a 30, tu ci prendi 40 milioni e non ci perdi probabilmente neanche molto in campo, anche se Skriniar rimane Skriniar. Secondo me Skriniar è il difensore più forte della Serie A, al pari di Tomori. Non mi dite nulla su Koulibaly e De Ligt, ma per quanto riguarda l'ultima stagione io credo che Bremer, Skriniar e Tomori sono stati a mani basse i primi tre. Poi subito dietro ci possiamo mettere De Ligt e Koulibaly, e subito dietro ancora ci potevamo mettere, che ne so, magari Mancini, Luis Felipe. No vabbè, Luis Felipe Acerbi quest'anno l'hanno fatto un po' malino, ma si sa che con Sarri le difese vacillano un po' perché hanno un modo un po' diverso di giocare. Allora, è stato pagato 41 più 9, ma ragazzi, questo è il mercato. Anch'io preferivo spendere qualcosina in meno per Bremer. Però ragazzi, se si spendevano 35 milioni con l'Inter che offriva 30, io per esempio ho seguito il video di Davo, io sono d'accordo con lui, più che altro sull'ingaggio ragazzi, perché 41 più 9 alla società ci sta come prezzo, perché ragazzi, Maguire è stato pagato 90, quindi insomma, è in proporzione. Questo qui ha 1-2 anni più di De Ligt, viene pagato con bonus compresi 30 milioni in meno, se no sarebbero 40 milioni in meno rispetto a De Ligt, però anche De Ligt c'ha la parte di bonus, quindi diciamo 30 milioni in meno rispetto a De Ligt con 1-2 anni in più, ed è comunque potenzialmente forse anche un po' meno forte. Però ragazzi, io non mi aspetto da Bremer gli errori che faceva De Ligt. Ora vediamo, non mi aspetto gli errori che faceva De Ligt, però non mi aspetto neanche i miracoli che faceva De Ligt, perché alcune cose di De Ligt sono state veramente straordinarie. Allora, il problema è che ora io penso che la Juve si sia indebolita nonostante gli acquisti che ha fatto, perché Pogba, Di Maria, Bremer sono acquisti che sicuramente fanno alzare l'asticella dal punto di vista del merchandising, ma in campo ragazzi per me la Juve si è indebolita e sfido qualcuno a dire il contrario. In difesa e in attacco si è indebolita, a centrocampo si è molto rafforzata. Perché vado a dire questo? Perché in attacco escono Dybala, Morata e Bernardeschi ed entra Di Maria. Di Maria è un grandissimo acquisto che forse vale tutti e tre, ma ragazzi, in attacco ora abbiamo Di Maria, Vlahovic e Ken. Chi ci gioca? Stanotte c'è stata l'amichevole, chi ha giocato? Da Graca? Cioè noi vogliamo fare una stagione con Dragaca, con Primario? Non lo so, può darsi pure che faccia bene, invece di comprare un vice Vlahovic ci teniamo da Graca, per carità. Però boh ragazzi, io sono scettico. In attacco abbiamo Vlahovic, Di Maria e Ken, perché Chiesa rientrerà dopo il mondiale probabilmente, perché prima del mondiale farà solo qualche spezzone e basta. Chi cazzo ci gioca in attacco? Paperino e Topolino. Ho capito. In difesa escono Chiellini e De Ligt ed entrano Bremer e Gatti. Ditemi quello che volete, per me Gatti in questo momento è inferiore a Chiellini e Bremer è inferiore a De Ligt, anche se di poco forse entrambi, perché l'ultimo Chiellini non è proprio il Chiellini di tempi d'oro. Però in questo momento Juve si è indebolita. A centrocampo non è stato venduto nessuno, se non qualcuno in prestito, come Mandragora, credo forse il titolo definitivo, ora non ricordo, Zanimacchi in prestito, Ranocchia in prestito, però abbiamo ancora Miretti, Rovella e Fagioli. Vediamo chi dei tre partirà in prestito, io penso rimarrà solo uno dei tre. Vedremo se entrerà Paredes, però ragazzi io mi terrei volentieri un centrocampo con titolari Pogba, McKennie, Locatelli, con Locatelli regista, Pogba e McKennie mezzali, e come comprimari Zaccaria,
Fagioli e Miretti. Per me vanno bene questi. Oppure Zaccaria, Fagioli e Rovella, perché a me anche Rovella piace molto. È un fisico. Magari ti tieni in più anche un centrocampista fisico. E mandare via Rabiot, Ramsey e Arthur. Punto. Rabiot, Ramsey e Arthur per me devono andare via. Devono sparire. Forse Rabiot un po' di meno. Però Arthur è un buon giocatore, ma non è adatto né nel gioco della Juve né nel calcio italiano. Forse andrebbe bene solo per Sarri. O per chi gioca come lui con un regista più che altro che tocca questi famosi 150 palloni a partita. E forse ci sarebbe Cuadrado in attacco, quindi a destra Cuadrado e Di Maria, terzini Danilo e De Sciglio, però De Sciglio a destra non so quanto ce lo posso vedere perché lui gioca meglio a sinistra, ma a sinistra ci sono già Alessandro e Pellegrini e ci hai cambiato in prestito. Quindi è un po' un problema, bisogna ancora fare qualcosa. La Juve o gioca col rombo perché in questo momento magari ti tieni sia Fagioli, sia Miretti, sia Rovella, sia Rabiot. Giochi col rombo perché tanto il trequartista te lo sanno fare. Ci puoi mettere Pogba trequartista anche se forse Pogba ce lo vede un po' di meno. Forse Fagioli il trequartista l'ha fatto in carriera. Boh, vediamo se ti vuoi affidare a questa cosa qui. Ti prendi il Zaniolo, lo metti trequartista e ti tieni gli altri centrocampisti facendo un 4-3-1-2 in attesa che ti rientri Chiesa. Oppure, se vuoi fare un 4-3-3, servono ancora due uomini in attacco e svendere il centrocampo. Anche se per me bisogna ancora prendere un altro centrale, perché ragazzi, questa difesa secondo me non si può presentare. Per me, via Rugani dentro Pau Torres sarebbe un colpo perfetto. Ti tieni Pau Torres e Bonucci come titolare. Bonucci sicuramente non se le giocherà tutte, si alternerà con Bremer. E ti tieni Gatti come quarto, che 15-16 presenze durante l'anno le fa, perché tanto a turno qualcuno si rompe e abbiamo tre competizioni, quindi a turno qualcuno deve rifiatare. Questo è quello che penso io, ragazzi. A meno che sempre in attacco vuoi far giocare Akessio, ma dubito che Allegri metta tutti questi giovani in campo. Per me, i giovani da tenere, da far giocare in prima squadra, da fargli fare anche 10 presenze durante l'anno. Vabbè, 10 presenze per Soulé, perché secondo me Soulé qualcosa la può fare, perché può fare sia la mezzala destra che l'ala destra. Va bene, Soulé. Mi va bene Fagioli e Rovella, che 15 partite durante l'anno le possono fare come quinto e sesto. Mi va bene Gatti, che anche lui le sue 14-15 partite per me le può fare. Questo è quello che penso io, ragazzi. Se il video ti è piaciuto, non mi da lasciare un mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione un link per seguirmi su Instagram, Demonisport07 e tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!